So che cosa state pensando? La solita infografica sul sovraccarico informativo. Questa forse è la slide più usata in assoluto quando si parla di connessioni, vero o no? Bene, sono d'accordo con voi, perché io sono qui venuto a dire che noi non abbiamo un problema di sovraccarico informativo. Ci piacerebbe, ci piacerebbe prenderci per dei filosofi, degli appartenenti alla scuola di Atene, degli no? intellettuali che vanno in rete e il primo ed unico problema che hanno è avere troppe informazioni. Da codificare, da mettere in ordine, da capirne le priorità. Magari fosse così. Non è il sovraccarico informativo il nostro problema, è un altro tipo di sovraccarico. E sapete qual è? È il fatto che questi contenuti non se ne stanno lì inerti, ma ci arrivano già litigati. Pensateci bene, no? Ci arrivano già con una reazione, una recriminazione, una lamentela di qualcuno che è connesso con noi. Siamo in una situazione per cui il sovraccarico è di differenze cioè noi ci ritroviamo vicino a noi, nei nostri spazi online, la differenza nel modo di vedere del mondo dell'altro, continuamente, che si sta lamentando di qualcosa. Ed è l'effetto che io chiamo della diversità aumentata. Come nella realtà aumentata, attraverso il digitale, noi vediamo degli elementi del mondo intorno a noi che si sottolineano, emergono ai nostri occhi in maniera più evidente. La diversità aumentata fa sì che siamo tutti più vicini. Entriamo in contatto più spesso e più intensamente con la differenza degli altri. E allora, qual è quella situazione sociale tipica, direi simbolica, nel momento in cui noi pensiamo a delle persone che stanno vicine, pensiamo ai vicini? La riunione di condominio. E questa è questa l'immagine, secondo me, più propria della nostra connessione: la nostra è una riunione di condominio generalizzata in cui ognuno è impegnato a fare che cosa? A difendere in qualche modo il suo spazio vitale, come nell'unione di condominio, i suoi interessi. Perché? Perché sente minacciati i suoi spazi dall'altro, che la vede in modo differente. Perché accade questo? Perché ogni volta che emerge la differenza dell'altro e ci arriva vicina, che cosa accade? Accade una messa alla prova. Cioè il problema è che appena l'altro ci dice le sue idee, le nostre non sono più le idee uniche in circolazione e improvvisamente siamo costretti a fare che cosa? A metterle alla prova, a vedere se quelle idee reggono lo stesso nonostante l'altro che è arrivato con le sue. Cosa facciamo quindi? Quello che si fa nelle riunioni di condominio. Litighiamo. Sapete a cosa serve il litigio? Il litigio serve esattamente a riprodurre quella distanza. Hm? in cui io voglio rimettere la differenza dell'altro. Siccome non posso mettere una distanza fisica, perché le sue differenze mi arrivano comunque nella connessione, metto una distanza attraverso che cosa? La rottura della relazione con lui. Litigare è l'operazione più facile, primitiva e istintiva per smettere di confrontarsi. Allora io studio i litigi da molti anni. Ho accumulato e studiato centinaia di migliaia di interazioni scomposte a livello internazionale. E alla fine questa mole gigantesca di dati, di questa mole gigantesca ne ho fatto un'infografica che riassumesse lo stato di, queste, di questi litigi e sono venuto qui al TEDx di Ascoli a presentarla. Ecco a voi lo stato del dibattito a livello internazionale. Adesso a parte gli scherzi, in realtà in questa bellissima vignetta c'è tutto quello che serve da sapere sui litigi. Perché il primo effetto del litigio... È quello che vediamo. Il litigio serve ad uscire dal tema. Quando litighi, smetti di dover affrontare l'argomento da cui era partito il confronto. E noi lo sappiamo fare benissimo. Abbiamo soprattutto tre modalità. La prima, sei tu che non ci arrivi. Mm? Avete presente quando in una discussione la prima cosa che cerchiamo di fare è andare sul personale. Mettiamo in mezzo una caratteristica personale dell'altro per dire questa inficia. La discussione, non posso più discutere con te. Lo scopo è quello di smettere di discutere. Altra strategia, è una vergogna. Non posso credere che tu abbia scritto una cosa del genere, ma ti pare che dici così? Prendiamo un principio morale su cui ci mettiamo come su un palco per giudicare da una posizione morale superiore l'indegnità di quello che sta dicendo l'altro. Altra strategia per dire non continuiamo a discutere, se ci pensate, lo scopo è sempre quello. Allora poi se non riusciamo a andare né sul personale né a rivolgerci ai principi, che cosa facciamo? Facciamo questo. Stai forse dicendo che due punti, aperte le virgolette, riformulazione del pensiero dell'altro in base ai miei criteri, così è più facilmente criticabile, ovviamente travisato in modo tale che io lo possa maneggiare e criticare con più facilità. Di nuovo, di fronte all'argomento diverso dell'altro, io non accetto il confronto ma lo evito. Ma c'è un altro effetto dei litigi che si vede in questa vignetta, è che i litigi sono trasparenti. Noi quando litighiamo siamo come quei due paperotti lì. Viene fuori, tutti quelli che assistono al litigio si accorgono delle nostre fragilità dei nostri dubbi, delle nostre mancanze. Quante volte abbiamo visto, o forse siamo stati noi stessi, persone colte, esperte che stimiamo fare veramente la figura dei bambini mentre litigano, no? E questo ci dice una cosa importante. Noi quando discutiamo non facciamo scambi di idee, non siamo gli intellettuali della scuola di Atene, a parte che anche quelli della scuola di Atene se le davano di santa ragione. Eh? Quindi non siamo quegli intellettuali, non è uno scambio di idee. Ogni discussione, per quanto piccola, in realtà è uno scontro tra mondi. Noi, nelle nostre discussioni, mettiamo tutti noi stessi. Per quello, quando litighiamo, si vede quanto siamo fragili. Pensiamo al dilemma per eccellenza. Il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, no? Come in tutti i dilemmi, nessuno affronta un dilemma per stabilire la quantità d'acqua presente nel bicchiere. Ma nel dire la sua posizione ci dice cosa pensa degli altri, cosa pensa del mondo, cosa pensa della realtà e qual è il posto che lui si vuole ritagliare, che significato dà alle cose, a cosa dà valore. Ci mette tutto se stesso. Noi in ogni discussione mettiamo tutti noi stessi, per quanto le cose siano piccole. È così importante discutere perché dentro le discussioni c'è la nostra identità e il nostro posto nel mondo. E allora torniamo alla riunione di condominio generalizzata. Come si prendono le decisioni nelle riunioni di condominio? Per alzata di mano. E nella riunione di condominio generalizzata è così. È l'atteggiamento che abbiamo oggi. A cosa pensiamo ogni volta che comunichiamo? Ai like, alle alzate di mano. Quanto questo mio messaggio otterrà consenso. Pensate al sondaggismo eccessivo, no? Prima di proporre qualcosa, un'idea, una soluzione, quello che faccio è capire quanto sarà recepita e accettata dalla gente, quanto consenso susciterà. Qual è il problema in questo? È il sogno della comunicazione felice. Fateci caso, devo dire una cosa talmente bene, talmente ben confezionata, talmente che risponda ai desideri degli altri, che otterrò di metterli tutti d'accordo. La comunicazione felice è che mette tutti d'accordo. Ebbene, per fortuna. La connessione con la sua diversità aumentata ci sta costringendo ad abbandonare questa illusione. La comunicazione felice che mette tutti d'accordo non esiste per due motivi. Uno, il consenso non durerà all'infinito, anzi, come vediamo bene oggi, ha dei cicli sempre più brevi, sono fiammate che poi cambiano, ma comunque il dissenso delle mani che non si sono alzate a tuo e mio favore verrà fuori, avrà il suo spazio, entrerà nei nostri spazi perché siamo vicini. Allora dalla comunicazione felice... Che vuole l'accordo e il consenso, dobbiamo passare alla disputa felice, cioè siamo capaci di comunicare nel disaccordo e nel dissenso? Come si fa? Beh, dobbiamo perdere questa visione, cioè dobbiamo smettere di continuare a vedere mazzi di mani, quanti mazzi di mani ognuno riesce a far alzare, e incominciare a vedere ciascuna mano. Incominciare a vedere, cioè, lì dentro, dentro quella conversazione, ogni mano come si alza e perché. E se sa spiegare, se si alza, se sa fare la differenza in quella riunione di condominio generalizzata. E guardate che è tutto nella nostra mano, eh? è tutto qui. Incominciare da quello che ci suggerisce per esempio il primo dito, il mignolo, il più corto, che ci dice se tu vuoi entrare in una discussione facendo la differenza, disputando felicemente, la prima cosa che ti devi ricordare è quel poco che sei, quel poco che sai, che conosci, che fa parte delle tue esperienze. Se porti quello sei in grado di discutere con tutti. Quando invece noi ci magnifichiamo, quando noi facciamo delle difese di ufficio di cose che non sono nostre, andiamo a litigare, perché ciò che non è nostro non sappiamo difenderlo. Quindi se io so ridurre il mio perimetro, riconoscere chi sono e cosa so e ammetterlo in una discussione, posso discutere con tutti, anche con i più ostili. Il secondo dito è l'anulare, che io non riesco a tenere dritto, scusate, è quello dell'anello nuziale. Ci ricorda dei legami. Ci ricorda che una discussione non è uno scambio di idee tra intellettuali, ma è una questione di costruzione o distruzione dei legami. E per dissentire, se noi vogliamo stare nel disaccordo con qualcun altro, anche questa è una relazione da curare. Perché se no l'altro si sgancia. E se si sgancia non possiamo dissentire con lui. E allora sarà questo livello del legame che ci porterà a curare bene le parole per non farlo andare via, per stare lì in quel dissenso. E qui ci aiuta. Il terzo dito che non ha bisogno di grandi commenti, ce lo spiega da sé: che se passiamo alle parolacce, all'aggressione, a farci forti in una discussione, in realtà siamo debolissimi. Perché l'effetto del dito medio, che a volte in parole elegantissime che usiamo, eh, siamo bravissimi ad alzare il dito medio senza nessuna parolaccia, ma con un'aggressione interna a quello che diciamo. L'effetto del dito medio è solo uno, tappare le orecchie dell'altro e ci rende debolissimi nel nostro dissenso. Diamo la scusa del litigio anche all'altro e smettiamo di discutere. Poi c'è l'indice. L'indice è quello che osserviamo continuamente mentre l'altro ci sta indicando la luna. Cosa ci ricorda l'indice? Che dobbiamo rimanere sul tema e sull'argomento. Cioè se a noi sembra che lui stia indicando male la luna... Dobbiamo parlare di dov'è la luna, non dobbiamo dirgli indichi male, perché quello è andare di nuovo sul personale e ripartire sul litigio. La vera capacità di disputare felicemente è rimanere a parlare dell'argomento. Infine il pollice. Il pollice è quello che ci piace tenere così. I like che ci piace ricevere, i like che ci piace mettere. Bene, questo pollice lo dobbiamo rivolgere da un'altra parte. E da questa parte va rivolto perché nella riunione di condominio generalizzata... Troppo intenso e serio. Ogni discussione diventa una discussione dal punto di vista esistenziale fondamentale. Facciamo guerre su questioni che sono davvero relative. Facciamo guerre terribili su cose su cui sinceramente si possono avere tranquillamente opinioni diverse. Allora, una delle cose più importanti oggi da maturare è l'autoironia. E che cos'è l'autoironia? La capacità di distacco da se stessi, la capacità di Guardarsi da fuori. Come si fa a guardarsi da fuori? Ora, oggi la tecnologia, guardate, ci offre un'esperienza fondamentale, che tutti abbiamo fatto, almeno una volta nella vita. Sono sicuro che ve la ricordate. Avete preso il vostro smartphone, avete trovato una cosa da fotografare, avete aperto la fotocamera ed era girata dalla parte sbagliata e improvvisamente avete visto la vostra faccia da fuori. Sapete che questo non ci succede con gli specchi? Eh? Perché prima di specchiarci, prima di andare davanti a uno specchio, noi sempre abbiamo quella frazione di secondo in cui facciamo una, flash, una faccia plausibile. Anche di prima mattina, quando abbiamo gli occhi gonfi, i capelli, comunque c'è quella frazione di secondo di autostima che ci rimette in sesto, e quindi vediamo una faccia già preparata. Qui la velocità, retina display retroilluminato, HD, 4K le cose, non si scappa quella è la nostra faccia vista da fuori allora questa esperienza che ci dà la tecnologia ne dobbiamo fare tesoro perché noi in ogni discussione dovremmo ricordarci il self involontario cioè prima di rispondere prima di dare quella rispostona che ci sembra sistemare la situazione prima di dire quelle cose proviamo a guardarci da fuori che faccia abbiamo con un bel self involontario e questo Guardate che ci dona due poteri enormi per la disputa felice. Il primo potere è il potere di lasciar cadere. È un potere gigantesco. Di fronte alle provocazioni dell'altro, di fronte alla parte aggressiva delle sue parole, essere capaci di lasciarla perdere, non considerarla. Perché se lo facciamo, possiamo capire se nelle parole dell'altro, nonostante le parti disfunzionali, c'è qualcosa di significativo. E se quello lo agganciamo... Ridiamo fiato alla discussione anche quando sembrava compromessa, ritorniamo di nuovo sull'argomento e l'occasione è poter ritornare a confrontarsi. Dall'altra parte, quando non troveremo nulla di significativo e ci saranno solo parti aggressive, sapremo fare, sapete cosa? Ignorare. Di fronte al potere dell'ignoranza, l'autoronia ti fa opporre il potere di ignorare, che è uno dei poteri più grandi che abbiamo online. Secondo potere che ci dà, perdere l'ansia di avere l'ultima parola. Quante volte noi vogliamo avere l'ultima parola, che poi online è ancora più complicato perché l'ultima parola corrisponde all'ultima frase che chiude perfettamente il thread, no? Che soddisfazione, si stanno, ci sono tutti gli scambi. La mia è l'ultima frase pubblicata. Ecco, con un po' di autonomia e distacco da se stessi, uno impara che quando ormai si è spiegato, quando ormai ha detto quello che voleva dire, intanto ha fiducia negli altri che hanno letto e hanno capito, non va avanti all'infinito, perché sa che questo non porta a nessuna parte. Ma prima di finire c'è un'ultima cosa che voglio dire, anche quel da fuori lo dobbiamo correggere in senso autoironico, perché pensateci bene, dire guardarsi da fuori è un po' stabilire che c'è un dentro, che è il nostro, e poi c'è un fuori distante, no? C'è un dentro che è il luogo e poi c'è un fuori luogo, c'è un dentro che ha fuoco e poi c'è il fuori fuoco, cioè il fuori ci serve comunque per avere questo atteggiamento di distanza. Una cosa che sta distante, quella differenza che sta sempre un po' lì a disturbarci, allora io correggerei questo guardarsi da fuori e lo prenderei da un altro punto di vista. Cioè direi: se vogliamo vivere nel disaccordo, mantenere relazioni pur vedendo le cose diversamente, quello che dobbiamo fare è saperci guardare dal mondo dell'altro. E cos'è il mondo dell'altro? È il sistema delle sue relazioni significative, è quello a cui lui dà valore. Se ci connettiamo con quello, noi sapremo. Riuscire a fare che cosa? A connetterci con la persona che lui è, abitante di un mondo che per quanto diverso, e persone lo siamo tutti. Allora la diversità aumentata non è qualcosa di artificiale, non è qualcosa che si aggiunge alla realtà in modo virtuale. La differenza forse è il modo più comune di presentarsi della nostra realtà così com'è, che è una realtà fatta di mondi differenti in connessione. È l'unico universo che abbiamo da abitare. Grazie.